number, che non è una partita IVA o un codice fiscale all'italiana, ovvero non è un dato pubblico, bensì un dato sensibile, come lo è il social security number per un cittadino o un residente statunitense. E c'è da notare che inserisce il numero di identificazione, no? Va bene. Ok, ma non ho capito, e quindi? Quando si va ad aprire una società, viene richiesta la dimostrazione di una residenza statunitense per il proprietario di maggioranza, unitamente al suo social security number e copia di un documento valido negli Stati Uniti. Olivia Greening è di nuovo fuori, cioè è uscita di nuovo lei. Sì, 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 secondo Bugalalla, Olivia Greening è un agente. Un agente segreto? Serve un prestanome per poter intestare la società, perché devi avere la residenza negli Stati Uniti. Fonici, che avrebbe fatto Giusy Campioni a John Benamy, che hanno come destinatario comunque TMS, che poi ha BCD, CBD, è di Mirko Zeppellini. Quindi complimenti, ma tra l'altro perché io dovrei... No, ha detto veramente così. Io mi sono persa, ha detto veramente così. Sì, lo posso far riascoltare. No, fatemelo risentire perché io mi sento male. Rallento la velocità, anche. Sì, grazie, no, perché, normale. Scusate, questo scusate, passaggio è cruciale, vedere, non c'è scritto owner. L'ennesima volta, per la decima volta in questo video, che Roberta Bruzzone, la donna dalla parte delle donne, che... ok, lasciamo perdere. Comunque, che Bruzzone vi ha mentito e che tutti quelli che continuano a diffondere queste fake news vi hanno mentito e continuano a commettere diffamazione. Dalla Trump Tower, ecco a voi il punto 10. Secondo voi Trump aveva qualcosa da compensare? Abbiamo scaricato i documenti societari della compagnia. Posso una pausa un attimo? Ma non vi fa ridere da morire, no? Che l'hanno presa di mira col fatto che vive sequestrata dentro casa, che non esce, non fa. E adesso si fa il Bugamellin Tour, no? MT in Bugamellin Tour. Deve dimostrare che è regolare negli Stati Uniti, quindi si deve far vedere per strada. Ho capito. Io possibilmente prendo a schiaffi anche un primo poliziotto per dimostrare che sono regolare. E dico, papà, vedi, io sono qui, se fossi regolare mi arresterebbero. Questo è il mio documento. Usate il servizio delle Iene e nei post e video di Bruzzone del suo nome per dichiarare che il proprietario è in realtà Olivia Greening. Ma anche questa affermazione è falsa. Come potete vedere, non c'è scritto owner nella dicitura sopra il nome, bensì la parola agent. Abbiamo verificato per voi cosa è in questo caso un agent. Uno dei servizi più comunemente usati negli Stati Uniti per l'apertura di una compagnia e le richieste legali per poter operare si chiama LegalZoom. Tra i servizi, ad esempio, si ottiene la licenza o l'attribuzione di un tax ID number, che non è una partita IVA o un codice fiscale all'italiana, ovvero non è un dato pubblico, bensì un dato sensibile, come lo è il social security number per un cittadino o un residente statunitense. Quando si va ad aprire una società, viene richiesta la dimostrazione di una residenza statunitense per il proprietario di maggioranza, unitamente al suo social security number e copia di un documento valido negli Stati Uniti. Nel contempo LegalZoom, come se una persona si recasse ad aprire la propria compagnia presso la segreteria di Stato nello Stato in cui opererà quella società, chiede se l'utente vuole pagare per un agente o agent nominato da LegalZoom come persona che funge da testimone e sarà la figura che si occupa di controllare che tutta la documentazione è stata consegnata. Ma non è e non sarà il titolare dell'azienda e nemmeno un socio. Vi invitiamo ad andare direttamente sul sito di LegalZoom, seguire le procedure necessarie, online o al telefono, e scoprirete che se volete indicare un loro dipendente come agent ci sarà un costo aggiuntivo, o se volete potete inserirne uno di vostra conoscenza. In quel caso non ci saranno spese da sommare al costo iniziale. Il nome indicato non è altro che questo, un agent, e non un owner o proprietario. Ma Roberta Ray è... Domanda, no. Ma perché me, no. Dovrei nominare un agent? No, ma non solo, no? Non è che è soltanto l'agenzia, c'è il famoso IBAN, quello che perde i bonifici per 6 mesi che si disperdono nell'etere, no? Quell'IBAN lì è intestato a Olivia Greening, non
della TBCD, insomma, quindi no, Buga. È sempre diciamo, un altro soggetto che ha stuccato, tra virgolette, un'altra testa di legno di Mirko Zeppellini, perché guarda caso tutti i bonifici fatti Mirko Zeppellini vanno sempre in quel conto corrente, sempre intestato a quello di Beatrice. Guarda caso, però non Mirko Zeppellini e John Benamì e John Peschiera non sono Harry Rovine e John Kellen non sono Mirko Zeppellini, che quando ho sentito la voce siamo saltati tutti, pure i follower di Bugalalla avevano capito che aveva modificato la voce. Vai, Franci. Poi eventualmente dopo. I vari adepti del web giocano sul fatto che la massa non conosce questo particolare e come per l'intestazione della casa che ho comprato negli Stati Uniti riportano un dato errato. Tanto, chi vuole il gossip non si perde nei dettagli, no? Peccato che la vita, specialmente gli aspetti legali e le tasse, si basano sul rispetto di quei dettagli, chiamate leggi. E giusto perché si sappia, in realtà la dicitura TCBD, acronimo di Tomorrow Can Be Different, viene usato da più società come DBA name, ovvero come nickname di compagnie statunitensi che vogliono tenere riservato. Ok ragazzi, Andrea Luci, come quello che hanno messo in piedi le Iene con Roberta Rey e a seguire gli adepti contro MT. Così anche la Guardia di Finanza. Il bonifico non lo dico. Ma voi avete sentito, c'è la chiamata, no? Che lui cazzi a Giusi, no? Dicendogli, no, M-Team, dovevi scrivere TBCD, quindi insomma... Sì, ma tra l'altro poi... Vogliamo nascondere... Della... ...altri che sono residenti in America, e quella famosa fattura che è stata passata non è valida per gli Stati Uniti, mancano dei dati perché lo sia. Esattamente come una fattura italiana. Ma non è manco una fattura? No, infatti, è abbastanza strana questa cosa. Tra l'altro, cos'è che ha detto che ha riservato il numero della compagnia, o sbaglio? Ecco, perché casualmente, cercando su Open Corporate, si trova il numero della compagnia. Ma è falso, è un depistaggio quello dell'avvocato. Olivia Greening, di nuovo. Ma no, ma c'è l'atto firmato. La prima firma di Olivia Greening l'abbiamo presa proprio da quei documenti là, perché gli americani la privacy non sanno cosa sia. E quindi c'è proprio l'atto costitutivo della società. Credo che sia lì a destra, se vai scaricando un po' tutto, quindi c'è proprio la firma di questa povera disgraziata che non sappiamo allo stato attuale se è complice o una truffata da Mercuccio. E quindi insomma anche per questa supercazzola può essere benissimo anche un agente, per carità, però no, devo intestare devo avere una testa di legno per la mia società, ma è una vorrei ricordare, perché qui ci sono tante persone nuove che non seguono il caso dall'inizio, nella famosa perizia che ha letto la diva, che viene dagli atti del processo di Mirko Zeppellini. Alla prima udienza di Mirko Zeppellini erano presenti la sua fidanzata dell'epoca e un amico. Perché erano presenti? Perché l'avvocato voleva dare l'affidamento di sonno in prova, no? Non voleva farla restare, perché 2 anni è rimasto in carcere. E dalla lettura, no, di questi atti emerge che la fidanzata dell'epoca si chiamava Olivia Green. Ora, noi non sappiamo se è un errore di trascrizione in sede di udienza o se effettivamente poi lui ha falsificato i documenti di Olivia Green e ci ha aggiunto Ing. Però una Olivia, sua fidanzata, esiste. Quindi vero è che ci sono tutti questi John che sono sempre gli stessi, però anche Olivia, insomma, non mi pare un nome così comune per trovare una fidanzata e poi pure la gente... che possa essere scappato nella trascrizione, perché ovviamente registrano e ritrascrivono Greening e TV Green, quando invece una società, perché dovresti mandare dei documenti, è ovvio che manda i documenti, utilizza i documenti di Olivia, perché Olivia Greening è regolare, non ha nessun problema, quindi
a agente owner, quindi è comunque ha la possibilità di essere titolare di quote, agente, dirigente, fate chiamatela come vi pare, però tanto anche con il citato sia John Peschiera all'epoca, ok, che quindi a John Benamì, guarda caso, hanno sempre la stessa intestazione, sempre lo stesso numero di casualità nella vita. Vai Francesco, andiamo un po' avanti che voglio sentire la telefonata. Sei mutato. Sì. Scusatemi, ha detto che la presenza è stata confermata da uno dei medici legali più famosi d'Italia? Sì. Ma il medico legale non è indagato perché ha semplicemente firmato in bianco per 250 euro che non ha ricevuto? Allora, quello è il consulente informatico. Ah. Quello è il consulente informatico. Il medico legale avrebbe espresso un parere, però dobbiamo ricordarci che quello che hanno visto i medici legali, non avendo a disposizione il corpo, sono delle foto. Inoltre, quando è stata riesumata la salma, ovviamente non era più possibile svolgere un'analisi di tessuti, tanto da poter dire una cosa del genere. Quindi queste sono le tante manipolazioni che lei utilizza per i suoi follower, che ci sempre di meno, perché molti si fanno pensare il soffocamento. No. Le fila di M-Team, era parte di M-Team, fatemi entrare. Guardate che lui in Italia aveva puntato proprio Roberta, perché ovviamente voleva sfruttare il suo viso e la caramella buona, perché voleva fare tutte queste cose, dei video, del fatto della pedopornografia. Quindi lui, uscito dal carcere, si è reinventato con John Peschiera, Valdo R. Giovine, che appunto contattò Faraone, cercò di fare questa cosa, lo studio legale Bernardini, che era un'assicurazione, cioè fatto quel nome nessuno si sarebbe permesso di fare accertamenti su di lui, che è lo stesso motivo per cui Roberta, io e la caramella Mirabile non abbiamo messo in dubbio il nome e quello che faceva. Quando è che abbiamo messo in dubbio? Quando abbiamo visto che lui mandava roba fantascienza, e siccome ci aveva spinto tramite proprio Lux Vide a fare una denuncia, io e Roberto abbiamo detto: ah sì, va bene, ora Lux Vide, facciamo questa denuncia che vuole fare, mi devi portare gli atti, cioè mi devi mandare gli atti, non tutte queste cose che mi fai tu al computer, perché non si capisce niente, non mi dice niente. A quel punto è scoppiato il computer e l'abbiamo appunto mandata a fare in culo. Bobby Solo, che pure lui, poraccio. Sì, ma tra l'altro c'è anche la figlia che non ha fatto un intervento proprio favorevolissimo. Tutti, ragazzi, tutti, tutte le persone che hanno avuto a che fare con M-Team, con Mirko, con John Peschiera, Mirko Zeppellino, John Benamì, l'hanno denunciato tutti, l'hanno mandato a quel paese tutti, tutti quanti, dal primo all'ultimo, dalla Gina. Ma non è quella che ha fatto causa alla selvaggia Lucarelli? Da Monreale, tutti, la Sabatino, quindi tutti, non ce n'è uno, non ha portato né ha consegnato consulenze, né ha portato risultati, né ha riuscito a portare niente. Sì. Da tutti questi, devi stare attento, perché qualcuno...
ma molto più sicurezza. E quindi di non essere così tanto tranquillo sulla sua identità e sul suo visino. Perché potrebbe esserci qualcuno che è stato molto scarto e molto furbo e potrebbe avere il suo viso. Vediamo un po'. Sì. Cos'è questo? Le immagini del corpo di Yara che avevo visto nel mio canale Telegram, anch'io, Frank Galalla, aperto a tutti e non a pagamento di pericolo, sono facilmente reperibili su Google Immagini. Ancora. Piuttosto sarebbe interessante capire chi è la fonte di queste immagini. Non ho capito, cioè, sono reperibili. Ma non è che tiene che essere uno sagrato. Ma sì, sì. Tiene che sagrato. Telegram e poi negando. Comunque, quella che aveva lei non era presente in internet. No. Perché quelle fotografie possono averle fatte uscire soltanto di rete interessante, chi le aveva a disposizione, ovvero. Ma il problema non è chi le fa uscire, il problema è che le usi tu. Vabbè, ma è un ragionamento di diritto troppo Voglio dire, magari posso stare anche vicino a 20 persone che spacciano, ma se spaccio anch'io sono anch'io spacciatore. Cioè, troppo complesso questo pensiero. I difensori di Bossetti, veramente, e questo devo essere veramente molto sincera, sono stati pervicaci, non hanno mai mollato e che stanno trovando tutte cose, tanto di cappello, perché difensori così sono veramente dei difensori, cioè non mollano un millimetro, quindi davvero non è, non lo sto dicendo in modo retorico, è davvero una, peraltro uno dei tuoi colleghi, l'ho conosciuto personalmente, anche cordialmente con simpatia. Però se addirittura mi sembra di capire i difensori di Bossetti che veramente hanno fatto l'impossibile, stanno cercando ogni elemento per poter supportare la loro voce, ovvero che Bossetti non sia l'assassino di Iaia, seppure loro hanno scartato le consulenze di M-Team è davvero il massimo, perché veramente i colleghi stanno cercando ogni cosa e cercano di utilizzare tutto quello che è possibile utilizzare. Guarda, se non l'hanno scattato pure loro, proprio sei Giuseppe Zeppellini. Però capite che schifo, cioè, capite che schifo che vanno a prendere la storia di Yara? E non è da ora che ci provano già da due anni, con i post, c'è questa stessa foto sul post. Ha creato una simulazione da Google Earth per mostrare la location, per poi mostrare le immagini in alta definizione. Quindi ha usato Google Earth, ok, bene, fa piacere. Sì, ma ce l'ha solo lui, è solo lui che ci ha messo. È la versione Pro, diciamo. Osservando la strada sterrata, larga 1,60 m, sulla zona del ritrovamento, tre giorni prima, non compare alcun. Infatti si vede che Google Earth ha proprio mappato quell'area tre giorni prima del delitto. No, ma vorrei capire come lo identifichi un corpo là. Si vede che non c'è. Ma Monica, ma che sei cretina? Ma che non lo vedi? Scusami, hai ceci per favore che mi metto per terra. Un anno prima non c'è il corpo di Yara, non fa una piega proprio. Cioè, rendiamoci conto. Si rivolte contro di me da parte di Bruzzone & Co. sul fatto che io avrei preso le foto del corpo di Yara dal satellite sono palesemente. Ma chi l'ha mai detto? Ma chi l'ha mai detto? Ci hanno mandato la foto della vostra chat di Telegram dove tu avevi postato la foto, poi è stata anche cancellata. No, la foto di corpo di Yara da satellite, capito? C'è proprio. Ma quando parlo non mi sta neanche ad ascoltare sulla definizione del concetto minimo, il metro e mezzo.
Cioè, proprio che delusione, sì, guarda. Che delusione, dato che, come potete tutti vedere, il corpo di Yara non c'è. Ho deciso che... non ho capito, quindi il suo concetto è, su Google Earth non compare il corpo di Yara, quindi lei non ha l'immagine di Yara, che però si vuole per Yara. Importante dedicare un capitolo a parte su quello che ha detto Silvia nel suo video. Silvia dell'Occhio Critico sostiene che io le abbia rubato 800 euro e che tutte le persone insieme ad M Team su Twitch. Tra un attimo vi mostro la verità con prove alla mano, cosa che lei invece non ha assolutamente fatto. Vi mostrerò le conversazioni, quello che ci siamo dette e anche sul punto che sono sparita con i soldi. Parliamo un attimo del video di Silvia. Nella live di sabato ho avuto giusto il tempo di smontare la parte fondamentale del video. No, non è smontato niente. Parolone. E un procedimento ancora in essere fosse stato archiviato. Bugia che non solo è mendace, ma si traduce anche in un reato, se consideriamo che far uscire i fascicoli di un procedimento in corso. Ma è ancora la stessa questione. Però ho letto l'articolo, leggi, impara. Centinaia di messaggi e commenti di gente arrabbiata perché io avrei rubato 800 euro a Silvia per poi sparire con i soldi e non rispondere più alle sue telefonate messaggi. Silvia è stata vittima di insulti, di body shaming, le hanno dato del sorcio, ragazzi. E questa cosa ricordo che mi ferì moltissimo, vedere una ragazza che si dimostrava così coraggiosa, che mi era accanto come una vera amica e che subiva cose tanto becere, ci ero rimasta parecchio male. Ebbene, Silvia all'epoca decise di denunciare anche lei l'Abruzzone e i suoi seguaci, insieme a moltissime altre vittime di queste comunità. Ci è arrivata nessuna denuncia. L'avvocato, va pagato. E 800 euro era il prezzo richiesto dal legale M Team per permetterle di sporgere denuncia. Chi era? Quindi andrebbero restituire. Beh, però l'aveva detto che era per quello che gli aveva dato i soldi, mica gli ha detto che gli aveva presi per giocarsi al casino. Dovevano fare, chiedevano 800 euro per la class action per fare la denuncia class action contro l'abusione, che è una cosa. E qui bugia non ce n'è. La dottoressa di grande rotina, 600 euro per contro l'avvocato Catania. Sentiamo la seconda parte della storia. La seconda parte della storia diceva che non riusciva a fare il bonifico poiché aveva problemi con la banca, quindi io glieli ho anticipati e lei poi me li ha restituiti tramite PayPal. Ma quando alle chiacchiere guardiamo gli screenshot della nostra conversazione. Ma PayPal non era una traccia e non era una modalità per fare il riciclaggio? Anche a me risultava così, secondo quel tizio, come si chiama? Bernardino Giolata? Allora, comunque Luca, ho una domanda, ma M Team esiste anche su PayPal? Non esiste. Non riesco proprio a fargli sto dannato bonifico, la mia banca penso che sia... Ma tutti si fissano a fare il bonifico, e invece che altri CDM, io li agri. Non gli arrivano mai a M Team, ma com'è? Non penso, ma possiamo fare un lavoro. Ecco, io farei una domanda se una società non è in grado di ricevere bonifiche. Non penso, ma possiamo fare un lavoro. Aiutami. Se ti fidi di me, puoi darli a me. E poi io li invio a M Team. Dov'è che la bonifica ha fatto lei? Ma non c'è il prestito. Cioè, mentito spudoratamente, ragazzi. Ma no! Questa di cose gravissime che non ho. Poi darli a me. Ma non c'è. E poi mi giro io a M Team. Però prima ti dia Jonathan, questa cosa mi commuove. Che non vorrei prendere iniziative di merda, ok? Dagli. Io l'ho appena chiesto. Vediamo che mi dice. John ha detto che va bene, ma va? Però attenzione, allora, non è John con la lascia il mio PayPal e ci penso io. Cioè, ce l'hai pure lì, ma non ho capito, ma come fa? Scusa Buga, perché gli hai detto che ne hai anticipati tu? Vabbè, vediamo, magari ci fa vedere dopo che... Punto 2. Dopo
dopo aver preso i soldi io sarei sparita. Facciamo prestissimo, ragazzi, vi faccio vedere la nostra conversazione. Vedere quello precedente, ma non li aveva anticipati, ha detto li prendo io e li giro io. Poi ti fa la foto del fatto, e poi sotto c'era un'altra cosa. Un attimo del video di Silvia. Nella live di sabato ho avuto giusto il tempo di smontare la parte fondamentale del non è proprio così. Però tiri di me, puoi darli a me su PayPal e poi li giro a MD. Sì, no, ma gliela c'era pausa, c'era grazie patata e poi il 7 luglio che non so che c'era un augurio mi pare, c'era niente. Li anticipati chiaramente lei. Chiaramente. Ma il lavoro di un avvocato va pagato. E 800 euro era il prezzo richiesto da legale. Io voglio sapere qual è questo avvocato e dove lo lavoro, però. Sì, e poi l'avvocato li piglia tramite M-Team, cioè, Ok, io ho scomparso. Potete vedere coi vostri occhi. Vedo. Leggo tutto, infatti. Sì, forse lì è quando ha scoperto che la stavate fottendo e queste sono state... Comunque, quelle si potrebbero essere conversazioni di due giorni, cioè... Ma non l'ha mai detto che è scappata, cioè. Ciao, diretta 8 novembre. Ho saputo che M-Team ti ha chiamata e stanno succedendo cose gravissime, ma non ti ho più sentita. Cioè, lo pubblichi pure. Ciao, Buga. Se ci sono cose gravissime, possono contattarmi per email. Sono particolarmente presa, ma le cose vanno benissimo. Ma curiosità, ma non dovrebbe essere l'avvocato a contattarla per dire abbiamo fatto la querela? E guardate quello sopra, ciao Silvietta, mi raccomando, appena poi chiama Jonathan che urge. Ma leggiamo cosa le scrivo e cosa lei risponde. Adesso lo leggo. Un'altra delle bugie che sostengono è che M-Team non è mai lavorato per l'Ospedale o per la DDA. Ve lo dimostro subito con le prove alla mano, ricordando le parole di Serena Gasperini che ha promesso che si sarebbe scusata pubblicamente se fossimo stati in grado di dimostrare che era una bugia. Questa faccio però direttamente. Vero, però deve essere un documento vero, In considerazione del fatto che usciranno appena sarà legale farlo, e due sviluppate sulle attività M-Team e su Zippellini che dimostreranno che tutte le accuse di persone in corso false, comprese quelle che avevano riportato il PM e che hanno dato retta a loro, ci limitiamo ad osservare nuovo ultradolce carbone magnetico. Che razza di documento è quello? Dove sta scritto che collaborano con le procure? Formula con carbone pungente e olio di semi di nigella. Io mi pare di aver letto un comando dei carabinieri che manda... Quello della DDA, ovvero la... Cioè, dove sta scritto che lavorano per la procura? Allora, questo è qui. M-Team al maresciallo, non si recupera immagini satellitari. Come da vostra richiesta abbiamo provveduto a verificare la disponibilità delle immagini. Quindi, intanto, questa è una cosa che scrivono loro. È una cosa che scrivono loro. Come da vostra richiesta voglio verificare questa. Ecco. Appunto. Esatto, la parte prima devi prendere, questa. No, che M-Team non avrebbe mai lavorato per le procure o per la DDA. Ve lo dimostro subito con le prove alla mano e ricordando le parole di Serena Gasperini che ha promesso che si sarebbe scusata pubblicamente se fossimo stati in grado di dimostrare che era una bugia. Questa è la bugia numero 13, direttamente dall'edificio dell'FBI. Sì, infatti l'FBI non era la DDA. Vabbè. Quadra omicidio, Milano, 8 aprile 2022. Non è dato sapere che procedimento sia. Nel fatto che usciranno appena sarà legale farlo, i due stagionali sull'attività è il team.
di acquisizione fotosatellitare. Allora, contiene... Che cosa vuol dire? Mica vuol dire che lavorano per la procura. No, ma chi... Non abbiamo... Cioè, c'è scritto... Allora, quando la procura o la squadra ci chiede qualche cosa, la sta chiedendo alla procura della Repubblica, direzione antimafia, non è che è copia conoscenza e anche M5. Ok? Quindi qua non c'è scritto niente, chiaro? Questo è chissà quale documento, che ovviamente avranno preso in qualche fascicolo, non so che confronto, non lo so, forse potrebbe, non so di che cosa, nel quale gli chiedono al giorno 11/10/2021. Potremmo vedere su internet chi è morto il giorno 11/10/2021. Io una mezz'idea ce l'ho, punterei su punto, vediamo. No, è Milano però. È Milano quella. Allora, ultimo consiglio che è abbastanza consiglio che è abbastanza consiglio che è abbastanza io direi ottobre 2021 vediamo un po'. C'è stato un omicidio a Buccinasco, che sarà quello, no? Voghera, Laura zia Zilani. Ma pure là si è infilato. Sì, sicuramente. Quindi sappiamo che è questo, è l'omicidio della le due figlie che piangevano, che l'hanno ammazzato con il loro cercava nel corpo, quindi. Esatto. Ma dove sta scritto che hanno lavorato? C'è la richiesta di acquisizione. No, lo dice più avanti. Aspetta, l'immagine in questione sarebbe fornita a questo ufficio da MTM Legal. Allora, impariamo a leggere. L'immagine in questione sarebbe fornita a questo ufficio da MTM. Cioè, cerchiamo di capire. Non è nessuno ha chiesto, perché qui non c'è scritto, cara MTM, siccome tu hai tutte le immagini da verificare, sei bellissima, per favore, ti prego, ti paghiamo anche, ti facciamo un appalto, dacci tu, perché tu... Ma non è questo che c'è scritto. No, infatti, gliel'hanno mandate, perché probabilmente questo qua... cercando di infilarsi in ogni cosa, come sempre fatto con Berriara, ha mandato roba e dice, ah, io ho le immagini satellitari, però vorrei vederlo tutto questo foglio, vai avanti che c'è l'altro pezzo, perché lo dice che li ha fornito gratuitamente. Ok, c'è un altro pezzettino, consegna che acquisirebbe il dato attraverso il database gestito dalla. A proposito, Legal Team ha inoltrato, va bene, fornendo poi il lavoro di consulenza e relazione tecnica a titolo gratuito, cioè, capito? Quindi M-Team non è, IT Team non gli ha chiesto un cazzo di nessuno, capito? Nella DDA, nella squadra omicidi, perché dice balle. E lo scrivono, leggi, conquilina, che manco capisci. Poi, tra l'altro, si richiede di voler valutare la possibilità di autorizzare il preventivo allegato. È lui che si propone, addirittura ha mandato la consulenza, fornendo poi il lavoro di consulenza e relazione tecnica tutto gratuito. Non hai, cioè, non è vero, nessuno va. Ma poi perché non richiede di valutare la possibilità di autorizzare? Perché sparate satellite non dimostrano niente. Ma perché di autorizzare il preventivo allegato? Perché le foto le paga, le foto le prende lui dal sito e lui dice, l'ha già spiegato nell'altra live Francesco, che loro hanno le foto, le pagano. Fortunato comandante che ha presentato questa istanza. E le foto devono essere poi, insomma... Sì, sarei curioso di vedere l'altro. Salvare alcuni incarichi dati dalle procure. Questa è la risposta di M-Team, c'è poi anche quella della come posta richiesta niente, questa non vale nulla perché lui che ha fatto ogni cosa. Grazie lui. Esatto. Questo è più o meno preventivo, visto si autorizza la spesa. 8/4/2022. Bene. Quindi loro offrono una foto da dedicare. Loro offrono una foto satellitare, gli dice costa tot, e la procura gli dice vabbè, paghiamo questa cosa. Questo non è
lavorare per la famiglia, questo infatti non è avere il caso, questo è andare a cercare di catturare, di immaginare qualche caso, chiaro, che poi ovviamente la procura filmato nelle sue lacrime, raccontato poi su YouTube, che se fosse venuto fuori che M-Team aveva avuto in carico per i satelliti, tra l'altro. Per i satelliti? Ma ha dei satelliti? Avrebbe chiesto scusa e si sarebbe ritirata da questa sua assurda partecipazione a Monzona in Co. No, veramente io non ti ho la. Ma a me viene in mente a questo punto, scusatemi, no? Perché io sono quella che fa le segnalazioni, io domani questo video lo mando alla Procura di Milano, perché a me c'è il cazzo che gli danno i soldi, esatto, con i soldi nostri, insomma, e tra l'altro nel 2021, a ottobre, quando già la situazione era abbastanza conosciuta, perché... Volevo precisare alla coinquilina che ha difficoltà nella lettura italiana. Scusa, e poi manderà a sintetizzare. Che io ho detto che avrei chiesto scusa e ho dato anche qualche frustata sulla schiena se mi avessero documentato che la DDA aveva un contratto con loro perché loro collaboravano. Okay? Quindi io dovevo ricevere un foglio della DDA che doveva essere vero, quindi avrei dovuto fare delle verifiche perché John Peschiera e Mirko Zeppellini erano. Sono bravissimi in questo, a quel punto avrei chiesto scusa. Ora, coinquilina, che continui a non saper manco leggere, questo che tu hai presentato e che vuoi far passare ai tuoi follower come una specie di contratto e di collaborazione, c'è scritto, è M-Team che pure a titolo gratuito, tipo Azzerbino, manda le cose, dice, io ho i satellitari, ovvio che la procura, quanto costa? 50 euro, ovvio che la procura, che voglio dire, non ha contezza, dice, va bene, dobbiamo dare, cioè, le foto di satellitari, mandaceli. Questo non è collaborare né avere incarichi della procura. Il visto si autorizza, tra l'altro, ce l'ha. No, non lo fa vedere, è coperto. Ah, no, l'ha censurato o non c'è? Non lo fa vedere. Spero che non li abbiano pagati, ma perché a me già mi sono mangiata il fegato a mozzi. Vabbè che cerchiamo di fare informazione per le famiglie, ma mo se dobbiamo stare per presso alle procure, ai carabinieri, no, cioè no. Ehi! Sì, va bene. Un attimo solo, da un e mezzo, vediamo un po' se c'è... Pregiudicato, la persona è addirittura giunto malato mentale. Che c'è, ma? Che c'è, ma? Va bene. Manca la firma, non si è tagliato, è sotto. C'è la... No, guarda, li hanno pagati, perché vedi che c'è il timbro. Sì, ma... Io non vedo un pezzo dalla Repubblica, dalla Repubblica. E lì ci sarà la firma. Francesco, va bene, continuo a ribadire che questo non è una richiesta alla M-Team di collaborare con loro. È M-Team che si è prostrato, come fa chiunque, a dare i satelliti. E la procura ha detto, va bene, quanto costa? 10 euro, 20 euro? Va bene, da mandaci. Questo non è collaborare con la procura, capito? Infatti, non sono neanche potuti... Le altre. È che Mirko Zeppellini sarebbe un criminale pluripregiudicato evaso dal carcere, la persona è addirittura giunto. Ma chi ha mai detto che è pregiudicato ed evaso dal carcere? Evaso dal carcere, è stato 2 anni in carcere, punto e basta, c'è una perizia che dice che è megalomane. Sì, Amedeo, comunque sì. La persona che sostiene questo nel servizio delle Iene è proprio Paolo Marcoccia, ex tesoriere della banda della Magliana. Ma ora... Madonna, ma... datemi il contatto di Marcoccia che glielo manda a lui sto video. Dimostro i seguenti documenti. Bruzzone aveva detto che Zeppellini era rinviato a giudizio presso la procura di Napoli Nord, con tanto di articolo fatto pubblicare appositamente. Ed è vero. Non risultano iscrizioni suscettibili. Ma scusate, ha fatto le live che ce l'ha con Corona e ha detto che non vede l'ora che c'è il processo.
l'ha detto lei. Magari scopriamo che indagata il video, pure. Il video è su YouTube e ha detto che lei è in attesa, cioè loro vogliono questo processo per potersi difendere. Mo se lo sono dimenticati e sono tornati indietro, che non è vero che è indagato. Poi io inoltre, come hanno sempre detto che ero indagata a Napoli Nord, perché ero stata denunciata da Mirko Zeppellini o John Benamì, insomma, in una delle sue tante molteplici identità o personalità che prendono il nome a seconda del periodo, anch'io ero stata denunciata e quindi io ho detto va bene, faccio anch'io il 335. Allora, io ho un procedimento archiviato, Zeppellini, imbecille, è archiviato, capito? Però nel mio 335 anche a me risultava che non c'erano comunicazioni suscettibili, ok? Non mi potevano, non davano informazioni, e ho anche detto che spesso e volentieri due sono i motivi. Uno, che non aggiornano, perché ovviamente ce n'hanno tantissimi, e due, perché il pubblico ministero decide di non dare comunicazione a chi mi chiede. Chiaro? Quindi, questo non attesta nulla. Ah, comunque lo dicono loro, che c'è Napoli che il corona crea false prove per dare i voti, addirittura crea false prove per andare a fare procedimenti fasulli agli avvocati. Ah, il casellario giudiziario, anche questo ve lo spiego. Siamo in due. Siamo in due. È stato dichiarato incapace di intendere e di volere, e quindi per questo non poteva essere riconosciuto responsabile dei reati che avevano. Non poteva neanche restare perché erano spese inutili per i contribuenti americani, perché doveva essere deportato in Italia. Ciao. Ed è stato infatti raggiunto da un decreto di espulsione, solo che non è reperibile e quindi ma il caso è dismesso senza andare al processo. Di queste sali che hanno dato la documentazione. 007 adesso cerco. Ti denunciava un giro di corruzione nell'FBI. Io come fa a denunciare un giro di corruzione nell'FBI? Questa storia la conosciamo, abbiamo letto il copione, penso. Sì, lo so. Bisogna avere un minimo di realismo, ma chiedi altro per te ricordità. Da uomo innocente e libero. Da uomo innocente e libero, sinteticamente ha ragione. Da uomo innocente, sulla parte relativa all'uomo forse potremmo discuterne, ma su innocente e libero non ci piove. Ma insomma, Francesco, dobbiamo litigare, è stato condannato in sede civile a risarcire tutti, insomma. La documentazione segretata, che non è vero, perché pensate, no? Vi racconto una chicca. Lui è stato lasciato in asso da almeno due avvocati, no? Tra cui praticamente uno aveva lasciato il mandato, l'avvocato d'ufficio, perché lui, quando dopo un colloquio che si stavano, diciamo, separando, gli ha detto che sperava che lo investissero con la macchina. E quindi l'avvocato ha detto che, insomma, non era il caso di difenderlo, no? E comunque era un soggetto. No, ha detto che era venuto meno il. In questi giorni nel nostro tribunale ricordiamo gli atti di terrorismo in cui hanno ammazzato anche ovviamente dei colleghi di Torino. E lui sì, ha potuto farlo perché ha detto che i terroristi avevano detto chiaramente non voglio la difesa, e se non erro il presidente dell'ordine di Torino era rimasto in piedi, era stato leggerissimamente minacciato di morte. Il perché lo fanno. Ritengo che stia diventando molto chiaro a tutti voi. Guarda, seguendo la nostra tabella.
Antonella, sarebbe stato ora il momento di parlare della quindicesima bugia di Bruzzone & Co. a cui rispondere. Ovvero... Non ti sentiamo. Questa suspense. Volevo dire che quello che vi ha fatto vedere il certificato penale giudiziale di Mirko Zeppellini è normale che sia, che non ci sia nulla, perché Mirko Zeppellini nello Stato italiano non ha avuto condanne, ok, passate in giudicato definitivi, quindi in quel certificato non ci possono essere. Lui è stato denunciato per procurato allarme, ma non è stato a quanto pare processato. Okay? Infatti ha un precedente di polizia, non di... Ah, esatto, ha procurato, ma non è stato processato. Quindi è inutile quella indagine che noi diciamo con bugie, presentando quel certificato, perché quel certificato è corretto, ma non è in base a quello che diciamo che è un denunciato. È pregiudicato perché è stato accusato in America e non è stato ritenuto, non poteva essere condannato perché incapace di prendere il volere, come succede in Italia. Quindi lui è stato processato, è stato due anni al gabbio, primo. Secondo, in Italia ancora non ha avuto condanne, ma intanto è denunciato, tanto per tutto, a Roma, e è vero, stiamo aspettando l'udienza, ma la conclusione delle indagini l'ha ricevuta, perché lui ha nominato un difensore, ha avuto copia del fascicolo a suo carico, e poi c'è il processo a Napoli Nord. Che le dico? Estimato dottor, chiede limones? L'immagine di Tiziana Cantone, un'assurdità oltre l'immaginabile. Lo sottoscrivo. Emma? Lo sottoscrivo col sangue, Bucalalla. Siete stati voi. Siete stati... Estimato dottor, chiede limones? Ah. Stato rimosso con tanto di articolo sul Corriere della Sera. Nessuno può credere che qualcuno avesse il piacere di rimettere in giro il video di Tiziana Cantone, che non è nulla di te. Vi aveva mandato a... E tra l'altro dagli Stati Uniti, questa è la cosa strana. Esatto, dagli Stati Uniti è stato messo, e dopo due ore c'era tanto di articolo del giornalista del Corriere, che mi auguro che venga a sentire questo video, perché proprio io queste persone ho un disprezzo, ma proprio dentro, perché voi ci avete collaborato con loro senza saperlo, perché vi hanno usato e avete fatto un mare di danni, voi, le procure, i carabinieri col colonnello, voi, tutti. Almeno se mi devo pigliare una denuncia me la prendo con tutti i criteri. Esatto, perché... cioè è stato in quest'estate, non è stato due anni fa, insomma. Vediamo un po'. Prima che si concludano le indagini, i procedimenti, e il mondo poi sappia la verità. Ed ero pronta per questo. Il mondo sappia la verità. Interessato in questo procedimento penale, così importante, specialmente per la mamma di Tiziana, abbiamo deciso che Tiziana merita una puntata intera solo per lei. Tiziana merita uno speciale, dove si mostreranno le prove di cosa è realmente accaduto e di perché in tanti, partendo dalla stessa Roberta Bruzzone, non vogliono che la verità venga fuori. Ci faranno vedere i motivi per i quali sono stati indagati per frode. Domanda, ma per quale motivo Roberta non dovrebbe far venire fuori il voler la verità su Tiziana? Ma è mistero. Perché lei è la punta, lei è la frontman delle procure corrotte, delle forze di polizia corrotte, giro simpatico che... Non ho ben capito, c'è una massoneria deviata. Esatto. Che parte da Bossetti. Sì, per parte tutto da lì, Questa massoneria ha ucciso Iara. C'è la loggia bruzzoniana. No, se ho ben capito, Roberto è un pochino come Ronan, il giudicatore, il giudice, cioè che deve inserirsi per ripulire proprio negli angoli, per far sparire le prove. Che compito ingrato che abbiamo! Urlano talmente tanto a
Signorina Demma, la praticante tuttofare, scrive per... Non è offensivo? No, ma senti, guarda, due giorni fa, cioè, sono fissi sui nostri profili. Io mica l'ho taggato, no? Prima o poi pagherai anche questa, caro Mirko. Oggi io l'ho risegnalato, cioè, vi rendete conto la malattia? Questa è in giro per Chicago. Ma lascia stare sta cosa del praticante che ormai è diventata una barzelletta, no? Ma quello è il mio profilo privato dove io ho condiviso, vabbè, è pubblico, ho condiviso la foto e ho detto prima o poi pagherai anche questa, caro Mirko. Ma ero praticante, io facevo anche da capo espiatorio, mezza ancora in studio a preparare gli atti. No, sono passati. Il maestro di 6 anni diceva: papà, ma perché non torni a casa? E c'è Francesco che mi trattiene qui. Alle 10:30 di sera, perché doveva finire gli atti, e diceva: ah, pure, sono c'è io che trattengo. C'è una cosa fondamentale che la gente deve capire: in virtù di quella ignobile e falsa consulenza tecnica informatica fatta da Mirko Zeppellini, falsa e inventata, hanno aperto un fascicolo e hanno esumato il cadavere di Tiziana. Avete capito quando Demma dice la pagherai? Perché solo a causa di quella denuncia che lui ha fatto fare all'agenzia, allegando quelle consulenze false, e lo ha detto lo stesso consulente al quale avevano chiesto di prestargli la firma, compreso il biologo forense, che ha detto che ve l'hanno detto in tutte le lingue, che non poteva, non era supportabile quella cosa, hanno dovuto esumare il cadavere di Tiziana. Sapete, per una madre che stava, che iniziava, forse il lutto non lo supererà mai, ma che aveva iniziato a, diciamo, chiudere questa situazione, che cosa significa esumare la propria figlia? In base a che cosa? In base a delle luride menzogne. È giusto quando Monica dice questa cosa, caro, non ancora pagherai. Però guarda, caro Mirko Zeppellini, non te la facciamo pagare noi. Tu hai commesso un grande errore. Tu sei inciampato nei piedi di una procura e da il reato di frode processuale non è un reato per il quale ti abbiamo denunciato io, la Demma, Francesca, Buzzone, quello che ti pare. Va d'ufficio e il promotore di questa denuncia, diciamola così, è la procura alla quale hai fatto fare dei lavori, hai fatto riesumare il cadavere di una ragazza, capisci? E quindi io sarò felicissima di vederti a processo a Napoli Nord. Guarda, vengo nel pubblico. Persino che Zeppellini la pagherà per il fatto che il caso di Tiziana Cantone è ancora aperto. Rendiamoci conto di cosa pensano, di cosa dicono e di... Bisogna anche vedere per quali motivi è aperto. L'analisi del testo. L'analisi del testo, cioè. Cosa scrivono pubblicamente? In questi giorni avete avuto modo di leggere i vari articoli usciti sull'argomento. Il PM continua a chiedere l'archiviazione, malgrado un giudice per le indagini preliminari ha chiesto già in precedenza ulteriori azioni peritali. Però si continua a non fare. Questo malgrado lo stesso GIP abbia dichiarato che le perizie e M-Team hanno trovato riscontro e che... No. No, no, non è così. Dov'è il pezzo? Ce lo fa vedere? No, non ce lo fa vedere. Lo fa vedere il pezzo. Ma ripeto, si continua a chiedere l'archiviazione senza fare le tante agognate. Comunque, abbiamo deciso che Tiziana Cantone merita uno speciale tutto suo. Intanto si chiamano consulenze. Vedi che non capisci niente. No, però sbaglia a favore suo, no? Le perizie non sono quelle del consulente tecnico d'ufficio. No, sì, è il consulente, perché il GIP aveva detto al pubblico ministero di effettuare una consulenza, ma una consulenza del pubblico ministero, quindi un consulente. Il perito coinquilina è solo quello nominato dal giudice, studia. Infatti, lei fa il salto di qualità, c'è anche lei il perito, come quello nominato. Chissà che non ce l'ha data una mano la mamma di Tiziana Cantone a farle chiudere finalmente, diciamo, baracche e burattini sui vari social. Questo mondo moderno, per il mondo di internet, di capire cosa vuol dire rispondere.
Guarda, Buga, è semplicissimo. Prendi una tua live, fai l'esatto opposto e capisci cos'è rispetto alla dignità. Ma l'esatto opposto, mi raccomando. Pare totalmente dimenticato. Ma soprattutto serve uno speciale affinché tutti voi possiate conoscere davvero Tiziana Cantone. Chi era Tiziana? Quale dolcezza era presente nel suo mondo e quanta amarezza ha dovuto subire? Un aspetto che tutti si dimenticano, partendo da chi si predica dalla parte delle donne e si fa pure pagare per andare a parlare di loro, ma poi vuole soltanto che Tiziana non abbia giustizia. Abbiamo però deciso di aspettare di sapere. Vabbè, comunque, con i tempi che hanno loro, fanno prima a finire in carcere che a fare lo speciale. Io non mi preoccuperei. E se il PM farà quanto chiesto dal giudice per le indagini preliminari e sapere se il caso continuerà o verrà archiviato. Questo nel rispetto della mamma di Tiziana, Maria Teresa Giglio, che in questo momento non ha certo bisogno di essere attaccata e stalkerizzata. Non aveva bisogno di essere indagata a causa della vostra falsa denuncia, perché la signora Giglio si trova sotto processo insieme al signor Mirko Zeppellini e agli avvocati all'epoca, che forse ce n'è pure un altro di mezzo, entrato di straforo ultimamente, l'avete messa nei guai, quindi non rispetto, perché Zeppellini l'ha messa nei guai e gli ha fatto fare a carico, l'ha fatta indagare per gli stessi reati per i quali è stato indagato in luce, frode processale e calunnia, perché in quella denuncia la Giglio gli avete fatto firmare che la procura e la PG della procura ha cancellato appositamente, dolosamente, tutti i file, tutto il contenuto del cellulare Tiziana Cantone. E perché? Perché la PG avrebbe dovuto in questo modo coprire i carabinieri che erano stati quelli che avrebbero ammazzato Tiziana Campioni. Voi dovete essere rinchiusi in un manicomio, chiaro, in un manicomio. Ho risposto Francesca Bruno. È sotto processo insieme a Zeppellini, il primo avvocato che era il Faraone, il secondo avvocato che era Pettirossi, insieme anche al consulente che ha firmato quella nomina per Mele. Probabilmente all'interno di questo processo c'è un ulteriore avvocato, perché ovviamente si sono susseguiti. Bisogna sostituire l'ultimo uscito. Esatto, e questa cosa che ha fatto, che hanno fatto, gli hanno impacchettato tutte queste consulenze finte farlocche e gli hanno fatto depositare una denuncia dove appunto sostenevano questo, cioè dove sostenevano che, no, c'è un riflesso bestiale, e dove sostenevano che la PG aveva cancellato appositamente i dati del cellulare mentre ce li avevano loro. Questo l'avrebbero fatto per proteggere dei colleghi, in particolare mi sembra che parlasse dei carabinieri che l'ha proprio detto al telefono con la Rei, per coprirli, e quindi che erano, cioè era stato un omicidio, e quindi oltre agli assassini che dovevano essere dei carabinieri, la PG aveva manipolato tutto. Hanno scritto questo, per questo motivo hanno riesumato il cadavere di Tiziana, perché dovevano fare una consulenza medica proprio su queste cose, una consulenza autoptica che non avevano fatto all'inizio, perché avevano fatto soltanto un'ispezione cadaverica e perché avevano fatto soltanto delle foto. Non era mai stata fatta un'autopsia vera e propria, però ovviamente dopo tutti questi anni non era assolutamente fattibile. Capito? Perché la procura li stia indagati, e quindi la Giglio, che comunque li ha mandati a spasso tutti quanti, questo non lo dicono però, la Caramelli mica lo dice che la Giglio gli ha dato due bei calci nel culo, lo dici, No. Che Tiziana hanno mandato i saluti finti. Non è che si può proprio dire tutto in 2 ore e 41 minuti. Lo dici, avete preso due calci nel sedere? Non lo dici. E invece sì. Vi attaccano tutti noi con le bugie che vi ho dimostrato come tali in questo video e le cui azioni vi ho mostrato in tanti altri video e speciali. Ma voglio darvi un'anticipazione dello speciale che abbiamo girato. Dai, facci speciale. Anzi, siamo andati da chi veramente conosce la genetica, l'informatica forense e
quindi non dai miei team, ce lo sta confermando, perché se no sarebbero stati loro. Per questo caso, a differenza di come raccontano in molti falsamente, ci sono state diverse perizie effettuate da esperti chiamati all'epoca dai team. Sono state effettuate indagini approfondite, avendo accesso a quelli che erano in uso a Tiziana Cantone, quegli stessi dispositivi che la procura continua a non voler analizzare, sostenendo che le prove M-Team sono false, a detta loro e di Bruzzone. Ma lo affermano senza dimostrarlo, ovvero senza avere accesso ai dispositivi e senza un'azione peritale. Ed è da qui che il nostro speciale parte. Fino a... Ma in realtà non c'è bisogno di avere accesso a quei dispositivi. È stata fatta la copia forense di quei dispositivi, per quello sono stati restituiti. Casualmente loro non hanno la copia forense, loro non ce l'hanno. Ma tra l'altro il fatto che su quei dispositivi non si possa comunque fare nulla ve lo dimostra lei, perché se i dispositivi sono arrivati negli Stati Uniti d'America e sono nelle mani dell'accusamento, non servono a una beata, perché qualunque cosa tu ci trovi, dall'altra parte trovi la Gasperini che ti dice e questo cosa prova? Chi ce l'ha messo? Chi l'ha manomesso? Quindi, cioè, ve lo dimostra lei che quei dispositivi non servono a nulla. Insomma, vabbè. Ad arrivare a mostrarvi chi era davvero Tiziana Cantone, chi era come donna, come persona solare, amante del pane. Tra l'altro, questi sono fatti privati, Paolo. Girasoli. Una donna che voleva vivere la sua vita come lei aveva deciso di viverla, e non come stalker, buffoni e arroganti ti impongono. Come la capisco. Abbiamo raccontato in breve la storia di Tiziana, affinché anche chi pensava di conoscerla possa avere un quadro più preciso della cronologia degli eventi. E ci siamo basati sui documenti ufficiali. Ciao, ho tu spettatore solitario che mi segui. Quindi è giunto il momento di passare da te. Adesso devo tagliare. Perché non ci siamo limitati a fare uno speciale basandoci sulle prove del passato. Mi sono recata direttamente dagli esperti, gli stessi che hanno rifatto gli esami dall'inizio e che hanno preso in mano la situazione, facendo quel lavoro che in Italia non vogliono proprio fare. Dopotutto Bruzzone... è lo stesso loro consulente. L'hanno intervistato, lo stesso loro consulente, biologo forense, gli ha detto che quei dati non potevano essere garantiti, perché quella pascina era e quel DNA. E tra l'altro, se hanno già dei biologi forensi con i titoloni negli Stati Uniti, perché cercare un prestanome in Italia? Non si capisce. Penso che se una procura si ritrova fra le mani una bella consulenza tecnica di parte redatta da un professorone con 150 pagine di articoli scientifici redatti a tema e di criminologia e criminalistica, perdonatemi, non è che la spatte via. Da poi carico a proprio consulenza di verificarla. Per capire se hanno detto minchiato o no. Sì, e il consulente della procura dirà, ah guarda, c'era il professor tal dei tali, gli ho chiesto anche l'autografo perché ha vinto due premi Nobel e si chiude lì. Tizio che ha richiesto il chip. Non vai a cercare se daranno ragione al DM, quella è la verità. Ma se invece daranno ragione al fatto che Tiziana non si è uccisa, a te? No. Come ex consulente del caso, tra l'altro, dovresti saperlo. Non ho mai visto così tanta paura di fare dei veri controlli. Comunque, oggi siamo qui e stiamo per entrare in un posto dove le scienze forensi sono il pane quotidiano. Ditemi che non è il bagno di un autogrill. Abbiamo preso le prove e ora entreremo, in modo che il più alto esperto che abbiamo trovato possa confermarci che... Ma l'esperto l'hanno trovato adesso. E mi sembra professionale. Con un tentativo di contestarmi la violazione di copyright per la musica. Cioè, finisce così? Cioè, è un finale aperto, ma è fantastico!
imbarazzante. È fantastico, è un finale aperto. Io ci avrei messo... Ah, M-Team PMS. Wow. E quindi ci lascio così. Ma scusa, io sono rimasta così, cioè non aveva detto che ci avrebbe fatto vedere Zeppellini e John Benami, cioè avrebbe svelato questa cosa. John Benami si è tanto incazzato che ha detto che stanno dicendo che non è John Benami. Sì, secondo me ce l'ha fatto vedere. Se guardiamo nelle scenari di Chicago c'è un cameo con Benami e Zeppellini che passano dietro. Zeppellini non ce la fai proprio, guarda. Molti follower della Nelly gliel'hanno proprio detto, cioè tutta questa storia. Adesso saluto un po' chi mi ha seguito. In un secondo far venire fuori Mirko Zeppellini, John Benami, far vedere tranquillamente chi sono, chi non sono, senza bisogno di camuffare le voci, perché sei sempre tu John Peschiera, Mirko Zeppellini, Harry Jovine, John Benami. E ti ripeto, guarda Mirko, tu sei stato molto bravo all'inizio, perché non ti volevi far fotografare, ti sei fatto vedere da me e da Roberta, però c'è stato un momento in cui tu ti sei fatto vedere anche da qualche altra persona. Però questa altra persona, siccome aveva comunque intuito che forse ci sarebbe potuto essere un problemino. Adesso basta, mi sono stancato, avrò... Ah no, adesso ci sono due persone. E quindi ci sarebbe la tua faccina quando ti facevi chiamare in un altro modo, ma sempre la bacio. Ah, grazie, non capisco niente. Ma che è che devo capire? La cannabis fa male, lo so. Diciamo che ce ne sono stati tanti di persone più furbe, però aspetta, però molto so. Guarda, guarda con cosa, con Peppi Rossi, so. La con cannabis mai più fatto vedere fa il video, male più, perché ovviamente c'era il problema, perché noi l'avevamo visto, so, sai, poi voglio dire, l'ha riconosciuto il padre, cioè nel le Iene hanno preso la foto, lo so, fa male, fa male. Consegnarono, consegnò a Faraoni, allo studio Bernardino. Senti, quanto c'è la... scritto Harry Jovine, e lui si faceva chiamare John Peschiera. Cosa hanno fatto? Hanno preso la foto di quel documento falso e l'hanno portato al padre. Il padre ha visto la foto, non il documento, ha visto solo la foto. Tu per caso sei... Psycho. Anche con Peppi Rossi si è fatto chiamare John Peschiera. Per me tu sei psycho. Ma che ti chiami Harry Jovine? E lui, no. Ancora sta cosa perché volevi farla passare in caciara, come si dice a Roma, e non ce l'hai fatta. Però successivamente perché lei faceva queste domande, il caso ti avrebbe portato alla ribalta, avrebbe fatto risollevare dalle brutte considerazioni, e quindi ti sei fatto vedere e lì sei qualcuno che conosco in Telegram. Secondo me per lui non è un problema, è un po' tipo Moon Knight, ha delle personalità alternative, tutte molto più intelligenti di lui, e va avanti con quelle, se per lui non esiste. Sarà un problema per la Conchiglina, perché insomma la Conchiglina continua a dire, io poi non ho capito se
al telefono. Vediamo, perché mi stai parlando. E io ho il sospetto. Mi ha fatto sentire il telefono, quindi gli avrà data lui la registrazione. Che... Però conosce anche Mirko Zeppellini, perché c'ha tutti i documenti di Mirko Zeppellini. Vediamo un po'. E so, cioè, Mirko Zeppellini e John Benamì convivono in tre? Poliandria con le personalità multiple, insomma. È affollatissima quella casa. Sì, 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 ogni volta che si sveglia di fianco uno diverso, e quindi interessante. Credo ci sia già stato anche un film. Sì. Almeno non si annoia, è una coppia vivace, perché un video per te c'è uno nuovo. Sì, sì, di sicuro non si annoia. Poi, tra l'altro, se volete sorridere, ma giusto un attimo, poi torniamo sull'argomento, ho fatto un paio di calcoli sull'incidente di Bugavalla. Quanto avrebbe dovuto essere invalida per portarsi a casa più o meno quella somma? Ma tu sei proprio... Sei zio Kevin. Perfido, ancora in la persecuzione nei confronti. È interessante la cosa, ma giusto per fare un... Se non sbaglio, l'incidente è avvenuto nel 2012... quando aveva 21 anni? Secondo le tabelle dell'epoca, se così è, però avrebbe dovuto avere un'invalidità almeno pari al 65%. Cavolo. Ecco. A 21 anni, 65%, si può portare a casa un 711.000 euro. Quindi dovrebbe essere praticamente a pezzi, è un cyborg. O come ho detto prima, dovrebbe essere tipo traffico. Francesco, però tu sei cattivo, tu non hai capito che... Per intenderti traffico e questo tizio con la mascella artificiale. Molto anche questo. Però lei l'ha detto, cioè fuori non si vede niente, perché gli interventi sono stati interni e non ha dovuto mettere le protesi, quindi quello. Quello è il problema. Poi io penso che tutti quanti vorranno sapere qual è stato il chirurgo ad operarla, perché in effetti quando le foto si sono viste era uno splendido corpo, senza un difetto, non penso che sia Photoshop. Pare che Photoshop faccia miracoli, quindi anch'io ho speranze, devo vedere se cosa riesce a fare con me Photoshop, soprattutto in zona capelli, perché magari riesco a perfezionarmi. Sei proprio carogna, anche se i capelli sono rognosissimi perché hanno un mucchio di poligoni, mi hanno riferito, è più facile allungare altre cose. No, ma lì non è una questione di allungare, ti ripeto, penso che era una volta un, mi sembra forse un follower, proprio che qualcuno che era in chat che ci aveva detto: guardate, io sono stato operato, protesi, ho delle cicatrici sulle braccia, sulle gambe, dappertutto. E quindi penso che fosse considerato, voglio dire, i fotografi non è che fanno foto a persone che potrebbero non permetterselo, no, cioè voglio dire, ce ne stanno tante, quindi si dice che davvero la pubblicina abbia un corpo perfetto, a meno che non se ne sia fatta prima, questo non lo so, può essere dell'incidente. Però comunque non è quello il focus è ovviamente il medium, stavo scherzando, era soltanto per... No, perché poi trovo anche i clienti che mi dicono: ma come avvocato, lei mi ha fatto prendere 3.000, 5.000, 10.000, 150.000 euro, solo 150.000, 200.000, e sembra che li distribuiscano così, Le cicatrici facciali non sono così semplici da mascherare. Fabio, c'hai ragione, però ti devo dire. Allora voglio rispondere a Viola, perché questa cosa dell'incidente hai tagliato le unghie? Ah, adesso scusa se guardo adesso, hai tagliato le unghie. Allora chi è che sa che la psycho mi domanda queste cose? Il problema potrebbe porsi per le persone che sono vittime di Mirko Zeppellini. Chi è che lo sa? Devo cercare. Perché in questo caso Zeppellini risulterebbe praticamente indipendente, mentre invece Buga dovrebbe avere i fondi. Il lato negativo di questo piano, tra virgolette, ammesso che sia così naturalmente,
consiste nel fatto che Bugavalda è sua complice in tutto e per tutto. Quindi, per i fatti successi più o meno recentemente, negli ultimi due anni, in teoria, prendere uno, prendere l'altro è uguale. E quindi, ma sento, ciao. Il risarcimento dei danni normalmente sono solidali, quindi se non li alza i pentini, ma li allunga. Allora, sapete perché non credo a questa cosa? Qualcuno dice, potrebbe essere sì, però io vi dico una cosa. Tu hai comprato la casa con una parte del tuo, del tuo risarcimento, no? E una parte l'hai conservata per investirla, ok? Sì, se sai, ciò, dai, su, hai scritto le stesse cose in Telegram. YouTube, cerchi di fare, non puoi fare altri lavori. Se tu hai un patrimonio di altre 300.000 euro, no? Sì, sì. Per stare a casa e pagare le spese, perché poi non esci, non fai vita sociale, tutto il resto, io non credo che ti metti su OnlyFans, soprattutto se tu vuoi fare la criminologa, vuoi fare una carriera diversa. Ma il problema ora, è che lei vuole solo diventare famosa. Aspetta, aspetta. Lei non ha fatto come altri soggetti, come la diva ad esempio che lavora nel settore, che lo dice, è un lavoro e ne va fiera, no? Lei giustificava questa sua esperienza su OnlyFans. Non mi vergogno, c'è un posto in cui quando lei chiude questa cosa dice non mi vergogno a dire che mi ha aiutato a pagare le bollette. Ora tutto può essere nella vita, conosciamo quelli che sono formichine, vivono magari in maniera che tu diresti che non c'hanno un euro e poi c'hanno i milioni conservati, per carità. Però ragazzi, mettere il proprio corpo in vendita, stare sull'infanzia, che comunque, cioè, per fare soldi, da quello che abbiamo visto nelle varie interviste o altro, cioè, non è che ti metti là, fai una foto, Marcello, ti denaro, no? È comunque un'esperienza che sei Marcello, sia proprio piacevolissima, cioè, quindi o lo fai perché lo vuoi fare, oppure sei in qualche modo, diciamo, costretta dalla necessità. Sei Marcello, Marcello. Sei Marcello, sei Marcello, sei Marcello. Marcello. Piatto in tavola Marcello. Al pagamento delle bollette. Quindi insomma, se c'hai 300.000 euro conservati, non lo so. Marcello dorme. E come lo sai che Marcello dorme? Potrebbe essere. Io come strategia sono obbligato a sceglierne un'altra perché al massimo posso fare la parodia. A parte la psycho, non è che ci sono molte altre. Nella mia formazione cercherei di avere un titolo di studio che mi piace e che permetta un buon inserimento. Io stavo per tagliare questa live. Sono il suo gatto. Ah, ecco. Adesso si capisce. Mi ha lasciato fuori. Adesso capisco perché ti chiami la cannabis fa male. Perché ne hai conoscenza. Pensa che io stavo per tagliare questa live quando sono arrivato a un'ora. Poi sei arrivato tu, ho detto. Ora, che ho detto? Non ho detto niente. Ti ho iniziato a parlare. Allora tu o sei Ivan o sei Igor. Come Mirko sa benissimo che è stato scoperto. È facile per loro. O sei Ivan o sei Igor. Poi un'ora e 18 minuti. Ho fatto tante live precedentemente. Però, lui sa di essere però, come dire, c'è una causa civile, si tagliavano e non ci avevano il coltello. Ma informi i tuoi fan dopo un'ora dall'inizio della live, non si fa così. Infatti non, cioè, avevo messo il cellulare per dire sto facendo altro, sto seguendo l'avvocato Catania Francesco. E non avevo in mente di non mi segue mai nessuno qua e dico vabbè, non mi segue nessuno, e infatti io non sono uno streamer di Twitch, uno streamer di Twitch. Io sono lo youtuber italiano più famoso del mondo. Poi sto facendo questa live in verticale. Lo so, non si fa così, ma mi è venuto in mente dopo perché dicevo, mi sto filmando, non mi guarda nessuno. Poi è entrata una persona e allora ho detto facciamo entrare perché io ne potessi avere tre di persone.
non è la prima volta. Allora te devi essere di pecore mulatte, di no, quel canale, pensa, la vedo un po' particolare come cosa, ecco. Però immagino che a Napoli Nord tu devi essere o di pecore mulatte o gruppo Nature, $65,000 che ha viaggiato dall'Italia non America e presto fatto i soldi sono suoi, e così non è, non credo che se li sia portati con la valigetta, certo, ma poi tra no. L'altro è anche interessante il dato per cui alla sua amica, mi sfugge il nome della youtuber, dell'influencer di cui abbiamo parlato prima, qui ha dato €100, l'occhio creepy, cioè ha detto di giro a John di 800, ok, mentre invece allora Sebastiano Serafini ha dichiarato che lei è M-Team, quindi anche questo è interessante, le due l'una. Comunque vorrei capire se poi l'azione di tutela a favore di Occhio Creepy è stata fatta o no, perché è chiaro che se non è stata fatta gli €800 gli andrebbero restituiti lo stesso. Povera Silvia, peraltro oggi rappresento formalmente, quindi insieme a Serafini, sono il loro avvocato. E la congiura. Sì, com'è che una volta hanno detto avvocato. Ma questa, cosa hai fatto per convincerla ad avere il mandato? Tu l'hai minacciata? Sequestrata, sono andata, dov'è che sta in Spagna? Sequestrata, sono andata là, mi sono fatta una vacanzetta, l'ho acchiappata, l'ho menata un sacco e gli ho detto adesso mi fai il video subito, che ritengono a Roberta Buzzone subito. Ovviamente si è usato Photoshop per nascondere ferite lievi. Sì, sì, e avevo usato lo stesso che ho usato il fotografo, e quindi sì, certo, ma sì. Voglio dire, se questa cosa, se il lavoro non l'hanno fatta, la denuncia non l'hanno fatta, beh, qualcuno non deve restituire. Poi d'altra parte colpisce sempre al cuore questa cosa della tua amica Silvia Critti, che Occhio Critti restituisce, dice, sai, perché dice un colpo al cuore, una spada al cuore, una freccia al cuore, quasi piange ogni volta che, no, che pronuncia il suo nome, restituisce di 800 euro, sarebbe bene. Quanti pianti senza lacrime abbiamo? È legata ad una sedia e gli è fatto adesso tutto. Ma per riuscire a piangere con le lacrime bisogna essere attori relativamente skillati. Downey Jr. ci ha scherzato su in Tropic Thunder, per esempio. Devi essere proprio un attore bravissimo per piangere a comando. Lui ci riesce. Sì, l'ho legata ad una sedia e gli ha fatto guardare 78 ore. 78 ore di video, di youtuber italiano Santen Chan, ok, San si autopromuove, ecco, è un affezionato del però mondo. Ragazzi, non vorrei dirvi, se fare stare Zeppellini rimane a casa siamo sempre là, credo che comunque i creditori americani sono pronti a buttarsi sopra l'osso. Anche perché noi ci stiamo scherzando, ma ha preso più di $1,000,000, possono essere i risparmi di una vita. Quindi quando rovini la gente non è che normalmente la prenda proprio benissimo. Ti volevo chiedere, Francesco, tu conosci, cioè tu sai come funzionano i matrimoni e la comunione, perché si fossero mica sposati? Matrimoni sì, lo so, sono da evitare assolutamente come la peste. La comunione dei beni, sì, pure, come la peste sta alle cavallette, bisogna evitare entrambi, in realtà. Questo è quello che mi è sempre stato insegnato. Così lui ha preso il nome ed è diventato veramente John Bugamelli? Potrebbe essere. Sembra carina questa idea, perché la moglie deve essere sempre la... Allora, hai tagliato le unghie? Mistero. No, ancora lo devo fare, lo faccio ogni fine settimana. Guarda che unghie già stanno larghe. E no, non ti posso fare vedere le unghie dei piedi. Quindi avrebbe un senso John Bugamelli, no, no, come... Non sono psycho? Mi confondi con lei, altrimenti si incazza. Non mi confondi.
Marcello dorme, sono il suo gatto, mi ha lasciato fuori. Ma informi i tuoi fan dopo. Non si fa così, non è la prima volta. Vado, buonanotte, buonanotte. La cannabis fa male, buonanotte. Però le unghie stanno crescendo, le unghie. Diglielo alla psycho. Un'ora e 26. E c'ho due persone che mi seguono. Hello to everybody. Perché John Bugamelli, l'unica cosa che mi viene in mente è avere un'intestataria donna, ma poter interloquire come uomo. Quindi qualcun altro dice: ehi, salve, sono John Bugamelli. Essendo un alias, nessuno si stupisce se la voce maschile. Ha detto che sono state le Iene a mettere qualcosa. John. Questo fanno una fantasia. Sì, ma tra l'altro anche questi uffici americani che vedono dei tizi italiani e stranieri dicono: senta, possiamo cambiare l'intestazione, prego. No, tutto che hanno chiesto la mail, vogliono sapere qual è la mail, chissà se ce lo vorranno sapere. Io volevo sapere chi era il grande esperto, ma mi tocca aspettare il prossimo speciale. Chissà sì, quanto tempo passerà. Io ancora voglio vederlo, lei me lo so sognato oppure l'ha detto, no? Che avrebbe svelato tutto. Beh, magari hai in mente un arco narrativo più ampio, serve un'intera stagione, questo è ancora il cliffhanger della metà della prima. Mamma mia, ragazzi. Vediamo un po'. Qualcuno ha commentato sul tuo speciale in maniera critica, è stato superato? No, non riesco, nei commenti vanno in revisione e vengono approvati dai suoi moderatori, quindi non troverete mai un commento negativo. E tra l'altro ha testato anche questo sistema, secondo me, perché in questo modo il filtro non si vede. Su Twitch si vede perfettamente che i commenti vengono cancellati, perché ne arrivano così tanti che non riesce a farli fuori in tempo reale. Ma anche oggi sappiamo che nella sua chat qualcuno ha scritto: vabbè, ho aspettato questo video, ma dici sempre super cazzo e quindi... Francamente farò un altro video abbastanza breve. Vabbè ragazzi, dobbiamo dire che quelli che si potevano salvare si sono salvati, cioè nel senso che quelli che sono rimasti sono quelli che credono ormai alle teorie veramente con Anon, insomma, che la terra sia piatta, insomma siamo su quel livello lì, senza voler offendere nessuno. Magari ci sono persone che sono solo distratte, una piccola percentuale, però insomma ormai credo che ci sia questo. Fino a oggi ho visto dei commenti. Siete in due, ma quando arriverete a scrivere in tre? Magari continuano a sostenerla, si sentono tradite, un po' le stesse cose. Sto ascoltando una live. Anche oggi ho ricevuto dei commenti così, però vi devo dire che insomma... Sto guardando questa live dell'avvocato... Francesco Catania. E che continuano a sostenerla. Ho capito? Si informano dall'altra parte, comunque fanno le domande, comunque... L'avvocato Francesco Catania è lui. Però ce ne sono una su YouTube che continua a sostenerla, che continua ad aspettare il momento. Ed io anche scrivo in chat. Che ci arrestano tutti, e sta storia qua a quella gente lì, ragazzi. Cioè, scrivo in chat, come puoi vedere. Qua è la mia immagine in YouTube, no? Il mio faccino, Santa in Chan. Non lo capiranno mai, grideranno al complotto anche qualora li dovessero arrestare, ecco. Sicuramente. Ecco, poi sto guardando... Va bene che non so quanti sono rimasti, però trovo un po' inquietante la cosa. Allora, Alessandro, volevo dire questo, poi io vi devo lasciare. Alessandro Bonaventura, lo metti in... Alessandro Bonaventura, cerchiamo subito... E qui è il quarto momento. Allora, il problema è che alla fine ad ora rimangono tranquillamente impuniti sia nei social sia nella vita reale, anzi continuano a far danni. No, M-Team non aggiorna la sua pagina Facebook dal 27 di aprile, cioè loro con il crime hanno terza è finita con i casi. Lei ha questa nicchia di utenti su Twitch, qualcosa gli è rimasta su YouTube, ma non da generare le entrate che aveva fino all'epoca. Terza.
Non credo che gli basti questo. Quindi loro, anche se non li arrestano, sono stati colpiti duramente. E lei, vedi, ha fatto il video registrato perché live non ce la fa più a sostenere queste cose. Capito. Anche io sto arrivando quasi alle due ore qua. Dice solo mi credete, andatevene, insomma. Quindi mediaticamente è finita. Monica, cioè proprio. Monica, ti posso dire una cosa? Registra le live, non ci dimentichiamo. Allora, lei ha iniziato a leggere dicendo. Perché io fatico, ci sono cose importanti, ma sì, sono sempre avuto nel mio studio che appare in molti video, quindi avevo una grande capacità a fare a braccio. Ad un certo punto ha iniziato a leggere nel mio studio che appare in molti video, siccome io studio in camera, sono nella mia camera da letto da un momento preciso. Non ti chiedo tu da dove mi guardi, però ma poi sei un mio fan, però non mi dici chi sei. Vuoi creare mistero? No, perché poi magari ti rincontro in YouTube. In YouTube tu c'hai, diciamo, una frequentazione. Stai anche su YouTube. Io ti rispondo sempre dopo. Ecco, c'ho due spettatori. Dovresti mostrare ai tuoi fan tutta la stanza. Essi sono avidi di info. E lo so, però l'ho fatto in alcuni video di YouTube. Però qua non faccio visuals, quindi mi metto ad andare in giro col cellulare. Piuttosto c'ho qua che si sta surriscaldando. Vediamo di togliergli la custodia. Come vedete, vedi, ecco il tripode con. È caldo il cellulare, caldo. Certo, la batteria, se faccio molte live mi dura meno. Gli ho tolto la custodia, questa che viene profumata. Motorola l'ha profumato. Questa cosa profuma nuovo. Dopo la bussata alla porta. Fateci caso perché non è una cosa. Ho comprato, mia madre mi ha regalato il tripode con l'anello per le live. E non è un caso. Non gli ha più conosciuto. Ed è la misura del fatto che lei fa esattamente. Corre. Adesso speriamo che questa live seguita da due persone possa farmi conoscere di più in Twitch, perché ho poche persone che mi seguono in Twitch, per quello faccio scarsamente le live. Sì, sì, se no si rovina il cellulare, hai ragione. Tanto possiamo continuare su Telegram. E lo so, ma non ho molti canali dove spammare Twitch, no? Non so. Comunque continuiamo su Telegram. Tu, se mi conosci, rivelati, così parliamo. Adesso, siccome si è riscaldato come una padella, devo chiudere. È un cellulare nuovo questo, non è mica quest'altro qua del 21. Quindi, e poi si tratta di un Age 30 Fusion, che il rischio è che si fonda veramente. Quindi grazie del consiglio, stacco, cioè, anche perché in due persone, vediamo quante visuals ho fatto, dopo te lo dico in Twitch, Telegram, a più vecchi. Perché pensa che io non riuscivo a fare delle live buone con questo cellulare. Con questo sì, perché è migliore.
però non ci guadagno nulla io da Twitch. Adesso vado a mettere nel piperino del bagno il cellulare, così si raffredda. Ciao, continua a seguirmi su Telegram come Senten Chan. Ciao. Adesso non so mai come tagliare qua le live. Non so. Non so come tagliare le non so come tagliare per conservarla. Ed è la stessa cosa, va presso al prossimo volta dovrò utilizzare il cellulare come webcam, forse si riscalda di meno. Beh, no, non mi rimane altro, forse non si salverà nulla, che chiudere l'applicazione. Ciao.